Giorno industriale, il sindacato si ricompatta intorno ai temi più scottanti che riguardano il comparto edile, chimico e metalmeccanico, investimenti, sicurezza e appalti in primo piano. Sì, noi oggi abbiamo deciso di riunire i nostri consigli direttivi in maniera unitaria, chimici, metalmeccanici ed edili, perché riteniamo che sia arrivato il tempo di rilanciare la questione industriale in questo territorio, affrontando sia le problematiche di carattere generale, ma fondamentalmente noi vogliamo soffermarci su tre temi, principalmente gli investimenti. Noi, insomma, dal confronto con le controparti siamo venuti a conoscenza che ci sono dentro i cassetti delle grandi multinazionali dei progetti di investimenti per questo territorio, che è una delle grandi richieste che il sindacato fa da tempo, perché vogliamo che si investa in ammodernamento tecnologico e nuovi impianti per guardare al futuro con maggiore ottimismo. Purtroppo la nostra zona industriale negli ultimi anni si è resa protagonista in quanto a sicurezza e a incidenti sul lavoro, e considerando anche che spesso magari nelle piccole aziende, nei subappalti o perlomeno nei contratti generici che vengono assegnati a costo molto basso, spesso purtroppo le aziende recuperano i costi aziendali sulla sicurezza. Questo non è più possibile, poterlo permettere, e quindi abbiamo deciso, un altro punto fondamentale di questa piattaforma. Ma io intanto devo dire che questa riunione di oggi è una riunione che rimarrà nella storia, perché per la prima volta siamo riusciti a riunire le tre categorie dell'industria, quindi chimici, meccanici ed edili, che ci sta vedendo appunto insieme, uniti per tre temi fondamentali. Come dicevano i miei colleghi, investimenti, che sono le cose fondamentali di questo territorio, la sicurezza e poi alla fine gli appalti, che da anni il sindacato, soprattutto i metalmeccanici e dell'indotto e anche gli edili, ci vediamo costretti ad andare a braccetto per appunto dare un segnale forte a queste committenti, che è arrivato il momento di entrare in una logica che il ribasso degli appalti porta poi anche a una serie di riduzione dei diritti dei lavoratori.